Buonasera a Va tutte, bene. buon Zot Hanukkah. Allora, stasera è Zot Hanukkah, l'ottavo lume di Hanukkah, l'ottavo giorno. Allora, si chiama Zot Hanukkah perché domani nella Kriyat HaTorah, perché ogni giorno degli 8 giorni di Hanukkah noi leggiamo la Torah e si leggono le offerte dei 12 Nesi'im, no? E domani si conclude con Zot Hanukkah HaMizbeach, questa è l'inaugurazione del Mizbeach. Dunque, e ecco perché si chiama Zot Hanukkah, però ci sono anche tanti altri motivi, andiamo a dei motivi anche cabalistici, diciamo così, visto che domani, appunto, stasera è l'ottavo giorno, l'otto è un numero che trascende la natura. E dunque, un'altra cosa molto importante: noi sappiamo che a Yom Kippur e Shmini Atzeret, cioè Rosh Hashanah, Hashem ci giudica per l'anno a venire, poi Yom Kippur, la seconda fase, e fino a Hoshana Rabbah, dove c'è il sigillo totale per il buon anno per tutti noi. E però, dunque, a fasi. E però dice qui, secondo la Kabbalah, che HaKadosh Baruch Hu talmente ci ama che ha, diciamo, Rahmanut, pietà, misericordia verso di noi, e ci dà la possibilità di fare Tshuva fino a Hanukkah. E cioè quelli che fino adesso non hanno ancora fatto Tshuva hanno ancora l'ultima chance di fare Tshuva. Dunque, chi non ha ancora il Chitum Adin di Hanukkah, fino adesso c'è la Hanukkah. E questo perché proprio l'ottavo giorno? Perché, appunto, come vi stavo accennando, il numero 8 è quello che rappresenta, secondo la Kabbalah, il numero che trascende la natura. E dunque, infatti, l'abbiamo visto anche nella festa di Hanukkah, che quanto hanno fatto di tutto, poi era una potenza enorme quella dei greci rispetto ai 3.000 ebrei che sono seguito i Maccabim, eppure, malgrado tutti i loro enormi sforzi, grazie alla Messirut Nefesh del popolo ebraico, Baruch Hashem, noi abbiamo vinta. Dunque, l'abbiamo avuta vinta al di sopra totalmente della natura. C'è tanti Admurim di diverse Chassiduyot che la sera, appunto, dell'ottavo giorno di Hanukkah. E allora organizzano un tish, cioè accolgono i loro chassidim proprio questo giorno, appunto per la forza enorme e rituale che questo giorno ha. Secondo Sfatemet dice che questo giorno include tutti i giorni come Shmini Atzeret, allora che include tutti i giorni della festa, così anche Hanukkah. E dunque c'è chi dice, vi sto elencando diversi motivi di questo grande giorno dell'ottavo giorno di Hanukkah, e c'è chi dice addirittura che tutta questa abbondanza che Hashem ci ha fissato nel mese di Tishrei comincia a scendere, cioè a arrivare a noi proprio il giorno di Zot Hanukkah. Dunque oggi veramente giorno importantissimo. Ciao Miriam Simcha, ciao Rachel, ciao a tutte. Adesso, nel termine Vezot Hanukkah, che è il nome appunto di questo ultimo giorno, allora Zot vuol dire quando uno mostra col dito, no? Guarda questo. Dunque si mostra col dito che cosa? La Shekhinah, per modo di dire, no? Anche la presenza divina nella sua, diciamo, completezza, nella sua forza, nella sua potenza. Noi diciamo, no, quando si sala togliamo di essere presi di Israele, no? Quando di Shabbat, di festa, no? Quando si presenta il Sefer Torah, allora tutti dicono, ma anche lunedì, giovedì, cioè ogni volta che si legge nella Torah si fa uscire il Sefer Torah, lo si innalza, e quando lo si innalza cosa si dice? Vezot haTorah asher sam Moshe difnei bnei Israel. Questo è che Hashem ha dato che Moshe.
Zot HaTorah, questa è la Torah, l'elo di santità tra appunto le feste e il giorno di Zot Hanukkah. E dunque, come noi puntiamo, diciamo, il dito sulla Torah che vediamo davanti a noi quando appunto esce il Sefer Torah, così anche oggi possiamo puntare il dito, tra virgolette, sulla santità e sentirla, viverla. E dunque, perché appunto parlando di luce, ottavo lume, il massimo della luce, e che questa luce illumini il cuore di ognuno di noi. Andiamo all'ottavo punto legato a Zot Hanukkah, nei Sefarim, nei libri sacri, c'è un'importanza molto assoluta a questo giorno, perché sappiamo che c'è un principio che dice a kol olech li achar achitum, cioè tutto va secondo la conclusione. E visto che l'ottavo giorno di Hanukkah è quello che conclude la festa di Hanukkah, come appunto abbiamo visto il parallelo anche con Hoshana Rabbah, cioè Hoshana Rabbah conclude la festa di Sukkot, Ne'ilah conclude la festa, il giorno più solenne dell'anno, che è Yom Kippur, e così via. Dunque, Zot Hanukkah è quello che include e conclude gli 8 giorni di Hanukkah, dunque ha questa forza assoluta di tutta la festa messa insieme. Poi abbiamo il nono punto, a proposito di questo giorno straordinario, secondo il Maharil, nel Sefer HaMinhagim, nel suo Sefer HaMinhagim, nell'Ilkhot Hanukkah, per essere precisi, è scritto che l'ebraismo, diciamo, Ashkenaz, chiamiamolo così, cioè nel Minhag, chiamiamolo così, Ashkenaz, l'ottavo giorno non si faceva niente, cioè come Rosh Chodesh, come un giorno come di Yom Tov. E ultimo punto, nel Likutei Maharich è scritto che grandi delle generazioni, in diverse generazioni, il giorno di Sot Chanukah avevano abitudine di festeggiare questo giorno con un pranzo particolarmente lauto. E ovviamente c'è grandi cavanotti in questo, perché appunto questo giorno concludiamo l'enorme mitzvah dell'accensione delle candele di Hanukkah, e dunque come quando si conclude una grande mitzvah, e allora si fa Gemar mitzvah, come quando si conclude lo studio del Talmud, allora si fa una grande festa. Dunque, giorno per concludere dunque questi 10 punti su questo giorno particolarmente sacro, ultimo di Hanukkah, nel quale ci troviamo, e dunque un giorno di grande misericordia divina che porta a grandi salvezze, a una vera e sincera tshuva, e che inizia appunto il giorno di Rosh Hashanah, ma e si conclude l'ultimo giorno appunto di Hanukkah. E ovviamente noi ebrei abbiamo l'obbligo ogni giorno, diciamo, la possibilità un giorno di fare teshuva, però ovviamente ci sono giorni più propensi, come appunto Rosh Hashanah, Kippur e Zot Hanukkah. Dunque c'è anche una segula, no? Porta bene che di Hanukkah, di Zot Hanukkah, si scrive un desiderio, a quanto pare uno, non di più, lo si mette sotto la Hanukkah. E nel giro dell'anno poi si esaurisce. Tanti l'hanno fatto e Sara, si avverrà. a proposito di questa cosa, mia nipote Amelie è nata a settembre, ok? La fine di Hanukkah dell'anno scorso, io ho scritto quel bigliettino che tu chiedevi, che tu dicevi adesso, di cui parlavi adesso. Glielo Wow. posso far vedere perché ancora ce l'ho scritto. Wow! Che cosa ho scritto? Wow! Ecco, Il primo avete la prova, più di così, ragazze, desiderio, vi giuro, fantastico. dopo un mese, perché è nata di settembre, fatevi i conti, a gennaio mia nuora mi ha detto che aspettava, fine di gennaio, che aspettava il bambino. E io non gliel'ho potuto dire del Wow. desiderio, no? Però io lo Baruch sapevo. Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem.
Fantastico, grazie Ruth per aver condiviso, Non perché ci un conto mancherebbe. dire teoria, un conto è pratica. A me è Allora, l'anno scorso successo. te l'avevo ricordato, Infatti, Ruth l'ha fatto e si è avverato, fantastica. te ne rifaccio un altro però, ce l'ho messo Eh un po' sì, di certo, per più. Io ce l'ho quest'anno. messi 10 e due, E per tre si sono quest'anno avverati. devi farlo, e tutte Blinder, ognuno mette, e così l'anno prossimo diremo ognuna che il suo desiderio si è esaudito. Bezrat Hashem per tutte noi, amen, amen, amen. A proposito, tutte noi, visto che siamo un gruppo in rosa, nel senso siamo donne, allora sempre ricordando, e visto che siamo al culmine della festa di Hanukkah, l'ottavo giorno, come ho prima riportato, 10 punti molto importanti del giorno di Hanukkah, di Zot Hanukkah, dell'ottavo, ricordiamo anche, secondo il trattato del Talmud Bavli, di Masechet Shabbat, 23a, che Afen Ayub Otones, a proposito delle donne, che anche noi abbiamo fatto parte di questo miracolo. Poi ci sono diverse interpretazioni, spiegazioni che dicono sia perché purtroppo i decreti dei greci valevano non solo per gli uomini, ma purtroppo anche per noi donne, e anche un'altra interpretazione, un'altra spiegazione, perché il miracolo è stato attuato attraverso una grandissima donna, Yehudit, figlia di Mattitiah Cohen. Poi è riportata tutta la storia nel Talmud di Masachet Psachim 108b. E infatti noi abbiamo anche l'obbligo di accendere le candele questa sera, l'ultimo. Secondo Minhag degli Ashkenazim, ogni donna di casa accende la sua Hanukkah. Secondo invece l'usanza Sefarad, solo il Balabait, cioè il marito. E marito fa, dunque, grazie alla sua accensione, escono d'obbligo tutti i componenti fam della famiglia. Questo secondo farà. Secondo invece Ashkenaz, ogni proprio componente, dunque sia maschi che femmine della famiglia, accendono la propria candela. Ricordo, per chi non ha ancora acceso, che per mezz'ora dopo aver acceso non si fa nessun lavoro. Ricordiamo anche quest'ultimo giorno i 5 nomi di questa bellissima festa, cosa che volevo fare settimana scorsa, ma non ce l'ho fatta. Allora, festa delle luci, dell'eroismo, della luce, dei miracoli e dei Maccabim. Chag Haurim, Chag Gvura, Chag Haor, Chag Nissim e Chag Maccabim. E dunque è molto importante conoscere anche i nomi della festa, adesso che stiamo concludendo. Velocemente qualche punto su Hanukkah. Allora, Hanukkah e Purim, come sappiamo, non sono scritti nella Torah. E abbiamo per Purim tutta una Megillah, che è la Megillah Esther. Su Hanukkah invece è solo scritto, accennato nel Talmud. Però in tutto c'è sempre l'allusione nella Torah, come per Esther e Mordecai, così anche per Hanukkah. Infatti nel libro di Vaikra, dove nella Parashah, dove appunto Parashah di Emor, dove si ricordano tutte le feste ebraiche, dunque Shabbat, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, alla conclusione è scritto Vaidaber Moshe et Moadei Hashem et Bnei Israel, e subito dopo Saved Bnei Israel et Fu Elecha Shemen Zayin Gad, dunque comanda al popolo ebraico che prendano dell'olio puro, e dunque olio puro ovviamente fa allusione all'olio puro, l'olio d'oliva puro, che si usa appunto nella festa di Hanukkah in ricordo della famosa boccetta. E adesso abbiamo anche il nome 36 volte nella Torah, abbiamo la parola candela, lume, insomma tutto quello che è legato alla luce, e questo allude alle 36 candele di Hanukkah che accendiamo negli 8 giorni in tutto, perché primo giorno 1, secondo 2 sono 3, più 3 si arriva a 36, e che sono anche 36 le ore nelle quali, voi sapete, quando Hashem ha creato il mondo, ha creato questa luce immensa che poi l'ha messa nella Genizah, come si dice, non l'ha messa da parte. E questa luce però ha illuminato il mondo prima di essere messa da parte, è durata esattamente 36 ore. Dunque ritroviamo il numero 6, come 36, pardon,
come le 36 candele di Hanukkah. Il nome di Kislev, nel quale si trova la festa di Hanukkah, che abbiamo appena concluso, è dunque Kislev, Chaf Samer Kes, come Kisui, copertura, e Lamed Vav, Lamed 30, Vav 6, 36, e dunque questo ancora allude a queste candele di questo, di questa festa, no, che appunto festeggiamo. Ovviamente c'è una miriade di spiegazioni su questa festa straordinaria, ma un attimo. Ok, no, niente, ho una ricorrenza adesso che devo andare, ma va bene, tarderò un po'. E allora, noi tutti i giorni di Hanukkah, domani l'ultimo giorno, con incluso appunto la lettura che parla dell'inaugurazione del Mishkan, leggiamo ogni giorno l'offerta dei Nesim. Allora, l'offerta dei Nesim, ogni giorno vediamo che è esattamente la stessa offerta, cambia solo un Nasi. Così per 12 giorni. E noi, dunque, 8 giorni, ogni giorno un Nasi, poi l'ultimo giorno, gli ultimi 4, con Vesot Hanukkah. Adesso abbiamo, come vi dicevo, gli stessi termini, le stesse offerte identiche, descritte con gli stessi identici termini per ogni Nasi. Allora, vediamo di capire, allora, che significato ha? Perché ripeterlo 12 volte? Perché tutti e 12 portano esattamente la stessa cosa. Allora, la prima offerta era quella di Nachshon figlio di Aminadab, della prestigiosa tribù di Yehudah, appunto di cui stiamo parlando adesso anche in Parashat Miketz, che è la Parashat, e il Pasuk apre con la parola Ve Korbanot e la sua offerta. Allora, questo Ve, Vav, la lettera Vav, che è un numero, volevo avere un numero di 6, rappresenta i 6 discendenti di Nachshon, appunto capo della tribù di Giuda, che a loro volta hanno ricevuto rispettivamente 6 Berachot. E chi sono questi 6 discendenti famosi della stirpe, appunto, di Yehudah? David Amelech, Mashiach, Daniel, Hanania, Mishael e Azar. Continuiamo. Ve Corbanò. Allora, e il suo Corban, abbiamo detto e vuol dire Vav, vuol dire sei, e abbiamo visto chi sono questi sei discendenti che hanno ricevuto 6 brachot particolari. Karat che si è pagato. In cosa consiste l'offerta? In un vassoio d'argento del peso di 130. Vassoio d'argento, Karat che se facciamo valore numerico, abbiamo il valore numerico di 930, come gli anni di vita di Adam Rishon, di Adamo. E peso 130, perché 130 cosa corrisponde agli anni di Adamo quando ha procreato, aveva 130 anni quando aveva procreato. Continuiamo con questa offerta, dunque vassoio d'argento del peso di 130 con un bacile uno d'argento, dunque Mizrak e Echad Kesef. Allora, anche qui facciamo il valore numerico, arriviamo al numero 520, che corrisponde agli anni di Noah, dunque da Adam passiamo a Noah, quando ha procreato, perché a 500 anni Noah procreò. Più 20 anni prima, abbiamo detto 520, 20 anni prima, quando è stato decretato il decreto del diluvio universale del Mabù. Continuiamo con l'offerta, dunque, Karat Kesef Achad, Shloshim Umeh Mishkalah, Mizrak Echad Kesef, Shivim Shekel, 70 Shekalim. A cosa corrispondono questi 70 shekalim? Ai 70 popoli discendenti a loro volta di Noè, dunque Adam, Noè. Poi un cucchiaio 10 d'oro colmo di incenso, letteralmente. Kaf achat sarà zaham le aketor. Allora, kaf achat, un cucchiaio, questo uno cosa rappresenta? Successo. Alla Torah unica data dall'uno, ossia dal palmo della mano di Akadosh Baruch Hu, di Hashem. 10 d'oro, letteralmente, corrisponde ai 10 comandamenti. E Meleah Ketoret, colma di incenso, se facciamo il valore numerico delle lettere Meleah Ketoret, Mem, Lamed, Alef, Hei, Kuf, Tet, Resh, Taf, arriviamo al numero di 613, ovviamente valore come le mitzvot, usando il metodo però di Atbash. E poi abbiamo un toro, un montone e un agnello.
A cosa corrispondono queste offerte di un toro, un montone, un agnello? Toro rappresenta Avraham, come scritto vai Kach ben Pakar. Montone Yitzhak, come riportato nel Passuca, a suo proposito, per il Kach et Ha'il, a proposito della Kedat Yitzhak, dunque è stato preso al suo posto montone. E poi l'agnello corrisponde a Yaakov, come abbiamo visto, Veak Vassim Ifri Yaakov. Poi abbiamo un capro per Hattat, e questo capro cos'è? Seirisim, e corrisponde a chi? A Yosef, perché per riscattare la vendita di Yosef, a proposito appunto della quale è scritto, Vaishchattu Seirisim, perché avevano fatto la Shechita a un capro. E poi per l'offerta di Shelamim, due buoi, Bakar Shnai. Chi rappresentano questi due buoi? Moshe e Aaron, e che hanno portato la pace tra Israele e Hashem. Dunque, due e due, Moshe e Aaron, che portano la pace tra Hashem e Ibnei Israele. Conclude l'offerta con cinque montoni, cinque capretti, cinque agnelli di un anno. Allora, abbiamo tre tipi di animali, giusto? Montoni, capretti e agnelli, che corrispondono alle tre categorie del popolo ebraico, Kohanim, Levim e Israele, così come la Torah stessa, che è suddivisa in tre, Torah, Levim e Ketuvim. E abbiamo tre volte il numero cinque, cinque montoni, cinque capretti e cinque agnelli. Perché tre volte cinque? Cinque rappresenta i cinque libri della Torah. Secondo cinque rappresenta le cinque prime i cinque primi comandamenti incisi sulla tavola delle tavole della legge, dalla tavola di destra, e il terzo cinque corrisponde alle altre cinque, ai cinque comandamenti, ai cinque dibrot incise sulla tavola di sinistra. Tutte queste interpretazioni sono da attribuire a Rabbi Moshe Darshan, riportate a sua volta da Rashi, ed è quello che abbiamo letto e leggiamo tutti gli 8 giorni di Hanukkah, giorno per giorno. Domani poi, come abbiamo detto, si concluderà con la lettura di Vesot Hanukkah, che rappresenta l'ultimo giorno appunto di Hanukkah. Allora, ricordo anche che questo Shabbat, Parashat Mikkets, dunque Parashat importantissima, e molto velocemente un accenno, perché come si dice, Tadir Koder di solito, ma oggi ho cominciato con Vesot Hanukkah, scusate. Mi cadono gli appunti. Allora, dunque abbiamo la parasha, dunque bellissima, che leggeremo questo Shabbat, che è la parasha di Miketz, dove con l'Haftarah, e mi sono ricordata di Rivka Rossella, che a cui piace ricordare l'Haftarah giustamente. Allora, molto velocemente, grandi linee, abbiamo i sogni del faraone, dopo 2 anni che il capocopiere viene liberato dalla prigione. Faraone fa due sogni, nessuno riesce ad interpretarli, finché il copiere si ricorda di Yosef, dunque viene poi dunque chiamato dalla prigione, interpreta di fatto i sogni del faraone, perché il faraone si ricordava del sogno, ma non si ricordava dell'interpretazione. Ecco perché tutti i maghi e i stregoni, insomma, dell'Egitto non riuscivano a soddisfarlo, perché no, non è questo che ho sognato. Quando Yosef poi gli ha dato la giusta interpretazione, esatto, questo è quello che avevo sognato. E dunque i famosi 7 anni di abbondanza, 7 anni di carestia, e che poi si sono attuati. Yosef a 30 anni viene nominato viceré dal faraone, poi Yosef si sposa con Osnat, figlia di Potifera, gli nascono i due figli, Menashe e Efraim, che saranno considerati come figli di Yaakov. Infatti, quando si dividerà la terra di Israele, loro prenderanno una parte al posto appunto di Levi e Yosef. E Yosef immagazzina in questi 7 anni di abbondanza una quantità innumerevole di grano. Ah, aiuto. Questa era buona, ho sentito suonare, mi sono spaventata, non sono abituata. Allora, Daniel, ah, ciao. Hai parcheggiato già la macchina? Ah, volevo un passaggio. No, volevo un passaggio, va bene, ok. La Noam. Ciao, Neshamoce di Baruch Hashem. Hanukkah Sameach. Allora, dunque,
La carestia comunque non è solo sull'Egitto, ma su tutti i paesi limitrofi. Ecco perché anche nella terra di Canaan, dove abita il padre e i fratelli, che vengono anche loro a comprare del grano, il padre chiede di entrare da 10 entrate diverse perché erano estremamente belli e forti per non dare nell'occhio, dunque per non attirare l'Ainara. E però Yosef volutamente interpreta questo entrare da 10 portoni diversi come diciamo delle spie, e infatti li accusa di essere delle spie, dice se loro, ma no, ma noi siamo venuti in buona fede come tutti, giusto per acquistare del cibo. Va bene, se veramente siete in buona fede, un fratello, prima li mette tutti in prigione 3 giorni, poi dice un fratello e Shimon che lo separa da Levi, perché attenti a quei due, perché gli Shimon e Levi insieme, vi ricordo che alle 13 anni hanno ucciso tutti gli uomini della città di Shem, dunque è meglio separarli, e dunque li separa. Tiene Shimon e dice: finché non tornate col vostro fratello minore, non potrete più mettere piedi in Egitto. Il padre, disperato da questa richiesta, e Yehuda dice: aspettiamo, quando il cibo, diciamo, le provviste verranno a mancare, non avrà scelta. E così fu. Jacob dice: andate a prendere provviste, e loro ricordano al padre: guarda, ti ricordiamo che senza Beniamino non possiamo andare. E allora, senza altra scelta, prendono Beniamin e arrivano. E cosa trovano? Che quando anche c'era dice, prendete il doppio di soldi che avete preso l'altra volta, forse i prezzi sono aumentati, e portate dei doni. Ovviamente questi doni avevano una grande simbologia. E poi abbiamo tutto l'incontro tra Beniamin e Yosef, che è estremamente emozionante, anche dei fratelli, dove... però non si rivela ancora, ovviamente, questo lo vedremo nella prossima parasha. Dunque c'è questo incontro dove Yosef riconosce il fratello, ma si trattiene perché non vuole che vedano che piange, perché non era ancora il momento di rivelarsi. E quando tornano nel sacco di Beniamin, come ben sappiamo, viene messa la coppa di Yosef, coppa che lui fino adesso usava come diciamo stratagemma per svelare tutti i segreti che lui conosceva della famiglia, visto che era loro fratello. E così, molto brevemente, i punti della parasha. E concludiamo con la Haftarah. Allora, la Haftarah abbiamo, è bellissima anche, allora abbiamo la famosissima storia di Shlomo HaMelech. Allora, sapete che Shlomo HaMelech era considerato Hachamim Kol Adam, cioè il saggio per antonomasia, come David il re per antonomasia, Yosef il Sadiq e Shlomo HaMelech il re Chacham Kol Adam. E abbiamo un esempio della sua chokhmah, della sua saggezza, in quello che leggeremo nell'Aftarah, comunque l'Aftarah di Parashat Miketz, nel libro dei Re 1, capitolo 3, parte dal passù 15. E poi continua con il primo passo del capitolo 4. E allora abbiamo tutto questo episodio di queste due donne che partoriscono un figlio, una delle due purtroppo uccide il figlio e vengono davanti a Shlomo HaMelech e ognuna si presenta con l'unico figlio rimasto vivo e ognuna dice no, questo è mio figlio e l'altra no, è mio figlio. E al che cosa dice Shlomo? Portate una spada, dividiamolo in due, metà per una. La vera madre ovviamente dice no, piuttosto datelo a lei, e ovviamente questo era il segno che era la vera madre, perché è la pietà, e così da questa storia, con questo, diciamo, questo giudizio, si è visto diciamo, è uno dei, diciamo, degli episodi più famosi, forse, diciamo, della Chochmah di Shlomo HaMelech. Questo per molto brevemente l'Haftarah. Già avevo avvisato che oggi la lezione sarebbe stata un po' più breve perché ho un'altra grande mitzvah che mi aspetta, una ricorrenza di Reuven ben David e Zipora, che tutto l'anno per 11 mesi, adesso stasera è l'11esimo, abbiamo consacrato tutte le nostre lezioni a lui. Padre, come dicevo anche stamattina, di carissimi amici, fratello di una mia carissima amica, zio di un'altra carissima amica, insomma, da tutti i lati, Baruch Hashem, e che Reuven ben David Bezipora, tieni Shmatot, Zrura, Bitzrora, Chaim, Yesefro Baruch, Nishmato, Begin, Zemer, Umin,
Zchut Kol HaMitzvot, Zchut Kol HaTzedakot, sempre ovviamente anche l'Ilui Nishmat Avi Morir Rabbi Yehoshua ben Izal, l'Ilui Nishmat Achotim Miriam Bat Rachel Yehoshua, e non da meno, assolutamente, che grazie a Zot Hanukkah e i 10 punti che ho elencato all'inizio della lezione, dell'importanza di questo giorno di Zot Hanukkah, dove veramente Hashem è lì pronto ad ascoltare e ad accogliere ogni nostra preghiera, che accolga tutte le nostre preghiere per tutti i Hayalim, per tutti i feriti, per tutti i malati e per tutti gli ostaggi che ancora sono nelle mani. Va bene, non mi fermo qua perché sapete bene cosa intendo, che Hashem li salvi, il loro corpo, la loro anima, che possano tornare ognuno alla propria famiglia. Ruth ci mostra la sua meravigliosa Hanukkia, guardate. Ruth, forse devi parlare di modo che si possa vedere. Ecco, bellissima, non so se la vedete. Riuscite a vedere la canottiera di Ruth, che è già tutta accesa, tutti e 8 lumi, No, non riesco a guardate vederla. bene le candele, e che questa luce veramente porti alla tshuva assoluta di tutti noi e all'avvento di Mashiach. Miyad, amen, amen, che ni razzon. Amen. Ragazze, un abbraccio fortissimo a tutte Amen. voi. Buon Vesot Hanukkah, Shabbat Shalom Mevorach, Shabbat Chodesh Shalom. Tov Ciao a e ogni tutti. bene, Buona carissime, giornata a tutti. fantastiche. Grazie. Ciao, Shabbat Shabbat Shalom. Ciao. Shalom, Ciao. Hanukkah Sameach. Shabbat Shalom. Toda, toda. Un attimo, ok.